La notte dei tappeti di segatura non si è fermata. Con un rito completamente rivisto e ridotto per rispettare tutti i protocolli del distanziamento sociale, si è svolta comunque la tradizionale vigilia del Corpus Domini a Camaiore. Vietate gli assembramenti in strada, le lunghe file per assistere al lavoro paziente e raffinato dei gruppi di tappetari, l'arte effimera per eccellenza, spazzata via dalla processione della domenica mattina, a sua volta cancellata, si è spostata in 7 chiese del centro storico, chiuse al pubblico e sotto il colonnato del Museo d'Arte Sacra. Una formula di emergenza che ha salvato la tradizione e la fede filata liscia senza affollamenti. È stata anche la pioggia a frenare gli arrivi di persone. Non c'è stata infatti la proiezione video in piazza San Bernardino, visto il meteo, ma in tanti hanno potuto seguire i lavori attraverso le dirette Facebook del comune di Camaiore. È una piccola vittoria, se vogliamo, del mondo della cultura sul distanziamento sociale, è una piccola vittoria che consente anche di mantenere viva questa tradizione in una formula completamente diversa, ma anche nella consapevolezza e nella speranza che il prossimo anno la tradizione possa proseguire come ormai da anni e anni avveniva. Solo nell'anno della Seconda Guerra Mondiale, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, fu sospesa, quindi la speranza è che invece in questo caso, in cui non è stata sospesa ma ha assunto un'altra forma, possa tornare ad avere la sua forma tradizionale, superando appunto le regole del distanziamento sociale e trovando di nuovo, cosa che quest'anno per la formula prescelta era difficile da fare, anche per la sospensione della didattica che c'è stata, trovando di nuovo anche i ragazzi delle scuole al lavoro sulle strade di Camaiore per i tappeti di segatura. I tappeti sono stati realizzati in versione ridotta, a piccoli gruppi e senza pubblico. Le opere, veri capolavori di arte e di artigianato, sono già visitabili e lo resteranno in questi giorni negli orari di apertura delle chiese, a ingresso contingentato ma senza bisogno di prenotazione.